Allora Matteo, se avresti stato deluso anche se fosse finita 0-0? No, no, secondo me il pari era il risultato giusto. Pari. Il risultato, poi la prestazione. No, no, perché sai, loro parlano di squadra neopromossa, invece sono tutto tranne che una squadra neopromossa. È una squadra che ha un budget altissimo, che spende tanto, che ha giocatori che hanno 300 partite tra Serie A e Serie B. È chiaro che lo fanno perché vogliono scaricare le responsabilità sugli altri, vogliono fare un campionato senza grossa pressione, ma la realtà è un'altra, perché quando tu hai giocatori importanti come Lumezzane sei costretto a vincere le partite. E io lo sapevo perfettamente che era una partita difficilissima, sapevo e l'avevo detto, quindi non è che sono parole del dopo, l'avevo detto che sarebbe stato difficile e mi aspettavo una partita molto difficile ed è così è stata. E non si può pensare di creare 15 occasioni da gol ogni partita. Abbiamo tenuto un buon possesso, secondo me, non siamo mai riusciti a trovare le linee di passaggio giuste per poter andare poi a concretizzare. Siamo stati un po' lenti nella manovra e questo dobbiamo migliorare. Però io in tutta onestà penso che le difficoltà ci stiano perché l'avversario era forte, perché la giornata era calda, i ritmi non potevano essere frenetici e penso che la mia squadra abbia fatto tutto sommato quello che credevo. Forse potevamo fare qualcosa in più, soprattutto al primo tempo, quando le occasioni da gol che ha creato Lumezzane sono venute solo da errori nostri e basta. E quindi gli abbiamo dato forse un po' di fiducia sbagliando noi tecnicamente alcune giocate, ma penso che anche questo faccia parte del processo di crescita che la nostra squadra deve fare. Dopodiché complimenti a Lumezzane perché ha sfruttato al meglio una situazione all'ultimo minuto e va bene così. Ci prendiamo l'amaro che ci resta, ce lo teniamo bello stretto. Ce lo teniamo bello, bello in testa perché sabato voglio vedere una prestazione con più ritmo e un po' più di rabbia, soprattutto in certi frangenti. Ecco, hai detto tu, ritmi bassi, c'è un altro clima rispetto a quelli di sera. Mi sembra che tutte e due le squadre cercassero il passaggio in mezzo ai piedi piuttosto che nello spazio, c'era poco movimento di palla. No, eravamo costretti a girare largo perché loro stavano tutti lì, compatti, c'erano pochi spazi centralmente, quindi dovevamo muovere la palla lateralmente. Dovevamo forse vincere qualche duello in più nell'uno contro uno sull'esterno, attaccare un po' meglio la porta, anche magari per spaventarli un po'. Invece l'abbiamo fatto poco e abbiamo trovato poco le linee di passaggio sulle punte dirette ed è stata una partita un po' tutta in sofferenza, fermo restando che nell'ultimo quarto d'ora tutto credevo tranne che di perderla, onestamente, perché scemati i ritmi eravamo venuti un po' fuori, credevo di poterla vincere, ti dico la verità, invece l'abbiamo persa e va bene così, merito a Lumezzane e ci servirà di lezione. Ecco, Baretti qualche volta l'ha saltato l'uomo in tutta l'ora messo, perché c'è fatto che loro, cioè se devo vedere un punto debole oggi in un mesale, cioè devi stare in passi, nel senso che era un passo diverso, più lento rispetto a quello che avevamo noi, però a sinistra è scritto poco, perché al secondo tempo era stato più diciamo che aveva affondato poco. Sì, abbiamo sfruttato poco in generale l'uno contro uno sugli esterni, potevamo fare qualcosa in più, potevamo fare qualcosa in più anche con gli attaccanti ad attaccare l'area di rigore, potevamo fare qualcosa in più tutti in generale, però cioè, è che forse siamo abituati, cioè, dopo la partita, dopo l'esordio, noi non... anche nell'ambiente si credeva che noi potessimo creare tanto, tanto ogni partita. Dobbiamo invece calarci velocemente nella mentalità che le squadre ci aspetteranno, si metteranno lì, faranno densità e noi dovremo essere bravi a muovere la palla velocemente, molto più velocemente di come abbiamo fatto oggi e migliorare soprattutto in questi episodi qui, perché quando poi dopo non riesci a vincerla non puoi perderla, soprattutto nel modo in cui l'abbiamo persa, perché il modo è qualcosa di allucinante. È stato un errore, come
è stato un errore tecnico che ci sta, purtroppo nel calcio ci sta, ci sta, purtroppo ci sta, e abbiamo subito 3 gol nelle prime 2 giornate, 2 li abbiamo regalati noi praticamente, quindi dobbiamo cominciare a togliere i regali, ecco, che Natale non è ancora arrivato.